Passo adesso alla memoria con gli alpini protagonisti di un incontro sulla Prima Guerra Mondiale. Quel lungo treno che andava al confine, che trasportava migliaia degli alpini, su correva. E i migliaia non tornarono a casa. Sono le 32 voci del coro Montecervino ad aprire la serata centenario della Grande Guerra 1914-18 Alpini al fronte, organizzata a Donnas dalla sezione valdostana del Centro Studi dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione con il Comune. Relatore Gianfranco Ialongo, regista Rai e storico, al secondo incontro pubblico della serie che attende un appuntamento il prossimo 19 giugno allo Spazio per Sport Popolari di Saint-Christophe, quel giorno accompagnato dal coro di Verres. Per non dimenticare è il motto degli alpini inciso a oltre 2000 metri sulla colonna mozza del Monte Ortigara al ricordo dei tragici avvenimenti del 16-17. Ed è difficile dimenticare il sacrificio di vite di alpini per chi ascolta Ialongo, prodigo nel condividere il patrimonio filmato delle teche RAI. È infatti di alpini il 90% dei 1557 caduti valdostani nella Prima Guerra Mondiale.